Ehi tu, sì lo so che hai un po' di fretta e vorresti subito guardare l'episodio. Volevo ricordarti di passare sulla pagina Facebook di Divise Calcio Top per acquistare maglie a prezzi molto bassi. E per ogni maglia che acquisterai utilizzando il mio codice sconto, quindi hashtag Marconi, la seconda la pagherai la metà. Eh no, caro mio, se compri una maglia o qualsiasi cosa tu voglia comprare con il codice sconto hashtag Marconi, la seconda è gratis, quindi non perde tempo, fidate. Prima di iniziare dovrei fare un paio di premesse abbastanza rapide ma abbastanza importanti. Punto numero 1, ho sempre giocato a leggenda da FIFA 15 a questa parte, sia nei momenti in cui siamo andati bene, soprattutto nei momenti in cui siamo andati male e abbiamo avuto difficoltà, perché mi sembrava, ma mi sembra tuttora, una cosa abbastanza ridicola abbassare il livello di difficoltà. E comunque, anche nel caso in cui avessi mai pensato di farlo, vi avrei avvertiti. Dato che questo non è successo, ritengo ridicoli e anche abbastanza infami tutti gli insulti che sono arrivati negli episodi precedenti e anche in giro per YouTube in merito al livello di difficoltà. Perché non voglio fare quello che cade dalle nuvole e quindi sicuramente lo so che posso avere degli hater come tutti gli YouTuber in circolazione. Però un conto è venire sotto al mio video e esprimere il proprio punto di vista, anche dandomi del coglione, dirmi: secondo me sei un falso perché hai modificato il livello di difficoltà. Un conto è andare addirittura sotto, darlo per scontato e andare sotto a una live di Sequolf che io stavo anche seguendo e ringrazio Simone perché comunque mi ha difeso non avendo minimamente seguito chiaramente la vicenda, però lui ha espresso il suo punto di vista. Alla domanda che gli è stata fatta, più che domanda, anzi no, è stata proprio una domanda: che ne pensi del fatto che Federico Marconi ha abbassato la difficoltà? Cioè, è stato dato per scontato che io avessi fatto questa cosa. Non magari, secondo te Marconi l'ha abbassata la difficoltà? Cioè, ragazzi, ma scherziamo? Scherzi, siete ridicoli. Siete ridicoli. E la cosa che mi dispiace di più è che non vi ho mai dato modo di esserlo. Sono sempre stato abbastanza trasparente con voi, sono sempre stato educato, non ho mai insultato, mi sono sempre fatto il mio orticello, mi sono sempre curato il mio orticello su YouTube, non sono andato a insultare nessun altro YouTuber. E questo è il regalo, tra virgolette, che mi fate. Cioè, io ve lo faccio vedere, perché tanto continuano ad arrivare dei commenti clamorosi, vi faccio vedere, andiamo su impostazioni, ma tanto c'è chi adesso dirà, l'avete visto tra l'altro anche in live l'altro giorno, però comunque adesso c'è chi dirà, sì vabbè ma leggenda l'hai rimessa adesso. Queste sono le opzioni predefinite. 6 minuti, visto che mi chiedete anche la durata dei tempi. Leggenda da FIFA 15 a questa parte. Sostituzioni veloci, insomma, tutto il resto. Il pallone che andremo a rimettere, velocità gioco normale. Vi faccio vedere anche qui perché, cioè, magari chi pensa che io abbia modificato queste cose. E questo perché? Perché ho vinto il mondiale. Perché ho vinto il mondiale. E perché in questa stagione ho avuto delle difficoltà anche abbastanza clamorose in campionato inizialmente. Sconfitte come quelle contro la Spal in casa, ad esempio. Sconfitte alla fine delle quali sono passato per una pippa. Allora, vi riassumo in breve un minimo concetto. Io non sono una pippa. Non sono neanche il migliore. Non sono Ice Principe o come si chiama. Insomma, non sono il migliore a giocare a FIFA in circolazione. Ma non sono neanche scarso. Chi ha giocato contro di me, sia tra i fan, sia tra i miei amici, lo sa benissimo. Ma io non vado a vantare. Non ho un canale basato su FIFA in cui mi devo vantare di quanto sono forte a giocare. Non mi interessa, anzi, io ringrazio me stesso di non essere il migliore a giocare perché altrimenti sarebbe pure noiosa la carriera a vedere che vinco sempre. Dato che non lo sono e c'è un minimo di realismo, perché sì, so giocare a FIFA, ma non sono cioè sono bravo a giocare a FIFA, ma non sono il migliore in circolazione, posso anche perdere contro la Spal. Posso avere delle difficoltà all'inizio, perché è normale, perché ogni anno la giocabilità è diversa. Ragazzi, ma giocate a FIFA voi? Giocate a FIFA, perché se giocate a FIFA non ve lo devo neanche spiegare questo. È normalissimo. È normale, come quando su Ultimate Team prendete la sveglia da una squadra dei caciottari e poi ne fate 15 a uno forte e a uno che ha tutti i tots e toti. Non ve lo devo spiegare io. Quindi vi pregherei, anche se continuerete a farlo in minoranza, perché chiaramente apro e chiudo parentesi, l'80% di voi mi spalleggia e io vi ringrazio perché mi supportate sempre. Il 20% e si è alzato ultimamente. Continua a cercare scuse. Poi so io che cercavo scuse quando dopo una sconfitta con la Spal mi prendevo tra l'altro le mie responsabilità dicendo: ragazzi, mi devo allenare. Adesso che vinco non va bene? Almeno siete coerenti, perché quando perdevo ero una pippa e adesso chiaramente non posso essere diventato bravo a giocare, no?
Vabbè, partiamo col video. Dammi un motivo per restare, per mollare l'ancora, dove tutto un detestare ciò che l'altro fa. Bella ragazzi, bentornati qui con questo 20 qualcosa esimo episodio di carriera. Eccoci tornati. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere il 27esimo, però non ne sono sicuro, quindi nel dubbio, ok, ormai l'ho detto. Ma passiamo subito di là, perché come avete visto comunque poco fa giocheremo la Supercoppa italiana contro la Juventus in questo episodio. Non so se riusciremo anche a giocare la prima giornata di campionato contro il Chievo, che sarà allo Stadio Olimpico, quindi Roma-Chievo il 26 agosto, poi il Palermo. La parentesi, ecco, io ditemi se siete d'accordo qui sopra nel sondaggio, tanto non ci arriviamo assolutamente a giocare la nazionale in questo episodio, ma io pensavo di ritirarmi dalla nazionale, di mettermi, perché dopo il mondiale vinto sinceramente non possiamo fare di più, quindi magari se avremo altre esperienze con altre nazionali forti ben venga, però per quanto riguarda l'Italia vorrei finirla qui, quindi uscire da vincitore. Fatemi sapere se siete d'accordo. Adesso, allora, torniamo a pensare un po' al mercato, perché arriva un'offerta dall'Everton per Edin Dzeko di 25 milioni praticamente. Allora, state fermi, perché cosa abbiamo detto in live per Dzeko? Che è un giocatore che ha segnato tantissimo, soprattutto nel finale di stagione, che è cresciuto dunque tanto, a 32 anni però. E io ho un debole per Firmino, che è del Liverpool. Io ho detto, preferibilmente Dzeko non lo vendiamo. È chiaro che se ci arrivasse un'offerta macroscopica, potrei pensarci. Però vediamo, nel senso, tra Dzeko e Schick è chiaro che almeno per l'età ci conviene vendere Dzeko. Se proprio dobbiamo vendere qualcuno, ma io non vorrei stravolgere proprio tutto quanto. Nel dubbio andiamo a trattare con l'Everton e vediamo dove possiamo arrivare. 36, attenzione che si sono avvicinati a 40, 36 per Dzeko. Non può offrire più di 36. Premo 38. Dzeko non ha convinto particolarmente nella finale del torneo che abbiamo giocato, tant'è vero che l'ho sostituito a fine primo tempo, ma l'età chiaramente si fa sentire. Sono disposti, attenzione, attenzione, che ci stanno dando 40 milioni praticamente per Edin Dzeko. Ragazzi, che dire, è chiaro che io ho fatto delle premesse, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, però non sono pochi, non sono assolutamente pochi questi milioni qui. Quindi a questo punto ci stiamo avvicinando alla Supercoppa contro la Juve e Dzeko è un po' sul mercato, quindi eventualmente potrebbe giocare Schick. Un'altra cosa che vorrei fare, sempre in uscita, è vendere Mascherano, perché noi l'abbiamo preso per tappare dei buchi praticamente a gennaio, ci stavo pensando. E Mascherano ha comunque un'età, adesso ha 34 anni, in difesa ne abbiamo di giocatori e non vorrei togliere posto a De Ligt o ad altri, o addirittura non far giocare Mascherano, perché comunque bisogna portare rispetto per un giocatore che comunque ha fatto molto molto bene nella sua carriera. È giusto che parta, insomma, 6 mesi a Roma e una passerella di fine carriera, adesso magari va a giocare in Cina come fanno molti alla sua età. Venduto Dzeko. A questo punto quindi dobbiamo fare i conti con la sostituzione di Edin Dzeko, perché comunque sì, Schick potrà anche fare il titolare, ma sicuramente ci serve un altro attaccante, perché abbiamo come unica punta Schick, guardate qui. Adesso dobbiamo fare una scelta in pratica, dobbiamo capire se ci conviene far crescere Schick, quindi fargli fare il titolare e poi prendere un giovane in modo da spalleggiare i due, o comunque di far crescere un giovane all'ombra di Schick, oppure se prendere il Roberto Firmino della situazione, o comunque un super attaccante. Questo per quanto riguarda lì davanti. Per quanto riguarda il portiere, ragazzi, cari miei, io continuerei a fare un tentativo per Robert Ziller, ma direi che giochiamo la Supercoppa contro la Juve, che dovrebbe sicuramente darci qualche risposta, e poi vediamo un pochino, intanto un consiglio di Florenzi. Kolarov venduto. Kolarov è venuto all'Hertha a Berlino, buono così, abbiamo venduto anche lui, conferenza stampa. Un consiglio mister, sì, no, è chiaro che giocava Nura per la finale di Coppa, ma giocherà Florenzi contro questa Juventus. Comunque da buon allenatore modesto, vado a parlare bene di Massimiliano Allegri, che comunque ha portato la Juventus a vincere lo scudetto l'anno scorso anche con molti punti di distacco rispetto a noi, quindi sicuramente merita gli elogi. Sabato 11 agosto 2018, Juve-Roma, si comincia a fare sul serio. Questa
queste immagini sicuramente ci fanno ripensare a quella finale di Coppa Italia giocata non qui all'Allianz Stadium, bensì allo Stadio Olimpico. Sembra ieri, e invece sono già passati 3 mesi da quella vittoria ai supplementari firmata Edin Dzeko. Lui, che oggi non c'è, è partito destinazione Everton, e quindi c'è Patrick Schick in campo, chiamato a sostituire l'ex numero 9 della Roma, che ha fatto benissimo la sua esperienza giallorossa durata 3 anni praticamente. Non è però l'unica novità, perché l'altra, eccola qui, è Dries Mertens, arrivato dal Napoli. Insomma, il mercato è ancora aperto. Queste squadre che vediamo stasera in campo probabilmente non saranno quelle definitive che vedremo quest'anno in questa nuova stagione che si apre stasera, stagione 2018-2019, con la Juventus campione d'Italia, con la Roma che ha vinto invece la Team Cup. Questi bianconeri con Buffon, Cedric, Benassi, Chiellini e Alex Sandro a comporre il quartetto difensivo, Matuidi, Marrone, Bernardeschi e Royce alle spalle di Pjanic, che a sua volta gioca da trequartista alle spalle del Pipita, Gonzalo Higuain. Vediamo come risponde la Roma invece, Roma che come detto ancora una squadra in cantiere aperto, per così dire. Marconi però ha parlato prima della partita, ha detto che serve concentrazione assoluta per questa sfida. Alisson in porta, possibile partente con Florenzi, Manolas, Fazio ed Emerson in difesa, Mascherano e De Rossi. Avevo Mascherano a centrocampo, in realtà non ce l'ho messo, avevo messo un altro giocatore, avevo messo Nainggolan, ma va bene così. Mertens, Marez, Perotti e Schick. Io ve lo dico, non avevo messo Mascherano, però può giocare lì, quindi vediamo come gioca nel in mezzo al campo con De Rossi. Vi giuro che non l'ho fatto apposta, però ok, fail, ma il bello della diretta, come si suol dire. Allora è tutto pronto, si parte allo Juventus Stadium. Queste due squadre hanno già giocato qui l'anno scorso, finì 0-0 la sfida di campionato. Poi negli altri due match allo Stadio Olimpico, quello di campionato finì 3-2 per la Roma, che quella volta firmato clamorosamente da Dzeko con un gol nella finale, doppietta tra l'altro per Dzeko, doppietta anche in Coppa Italia nel 2-1. Tocco centrale Royce, Higuain, Matuidi, Higuain nello spazio per l'inserimento di Pjanic, area di rigore, sinistro di Pjanic, chiaramente in mezzo per Bernardeschi. Occhio a Bernardeschi che vuole il mancino, poi Emerson era lì e lo aspetta. Per il primo brivido corso dalla Roma, che però vuole ripartire rapidamente con Mertens da Perotti. C'è Schick interno, c'è anche Mertens, il tocco è per Schick, si propone Mertens, visto e servito, Mertens con il piattone si presenta così, primo gol ufficiale nella prima partita ufficiale della stagione, 1-0 per la Roma allo Juventus Stadium con Dries Mertens. E come detto nella scorsa live, è stato l'acquisto più discusso sia in positivo che in negativo, sì, soprattutto per la sua età, perché lo porta chiaramente a scendere un po' di valutazione e di forza. Ma lui sta rispondendo con 3 gol in 2 partite, 2 decisivi tra l'altro nella finale del torneo estivo, 1 e fa 1-0 nella Supercoppa Italiana. Dopo 7 minuti passa la Roma, dentro da Higuain, largo, ma il pallone per Bernardeschi. Sempre Federico Bernardeschi che ha preso il fondo, la vuole mettere in mezzo, va sul sinistro, dietro per Matuidi, ancora Bernardeschi, Alisson risponde presente, calcio d'angolo e prima palla gol per la Juve. De Rossi da Schick, ha visto Perotti, poi rimpallo che lo favorisce, se la porta col tacco e calcia in porta! Pallone largo, giocata di Patrick Schick, Pjanic, Matuidi, Juve che attacca centralmente con l'ex Paris Saint Germain che infila per Royce, sinistro con Fazio che le sta prendendo tutte. Occhio all'infilata ancora, Juve che insiste con Bernardeschi che ha preso il fondo, c'è Royce solo, Bernardeschi non crossa, poi sì! E Pjanic fa 1-1, giocata di Bernardeschi che poi la va a mettere dentro, Miralem Pjanic mette in porta il gol del pareggio, ed è una beffa per la Roma perché sarebbe stato importante concludere all'attacco in vantaggio, scusa, del primo tempo, e invece Pjanic ci segna come in Coppa Italia l'anno scorso. Dentro Keita al posto di Mascherano, questo è il cambio che chiaramente era forzato perché si doveva partire con Nabi Keita, poi sapete come detto nel pre-gara al momento delle formazioni siamo stati sorpresi un po' tutti. Poi qui c'è spazio per Perotti a sinistra, rientra su Benassia, c'è Marezzo, Mertens centrale, Perotti prende il tempo, poi Mertens chiuso, forse ha masticato il pallone, cos'è successo? Intanto recrimina Marconi, forse fuori gioco di Mertens, vediamo un po', qui Perotti evita la scivolata e poi si era fuori gioco. Matuidi dentro con Higuain, va sul destro, poi interna, grande palla per Bernardeschi, Alisson risponde presente, Bernardeschi, occhio all'inserimento di Cedric che rientra, mette a Cedric Keita, attenzione a Cedric che prende il tempo, che dire, Alisson
Poi la palla allontanata da Fazio. Roma che ha rischiato tantissimo qui. Vuole uscire la formazione giallorossa con Mertens. La pallone per Florenzi che sale, palla al piede. Sempre Florenzi con Maresca, è andato visto e servito sulla destra. Poi c'è Mertens centrale. Grande palla di Marez. Mertens. Mertens! All'80esimo. Ripassa in vantaggio la Roma. Che rimette la freccia. Sempre con il belga. Segna sempre solo lui. 2-1. Incredibile contro i piedi della Roma, che stava soffrendo parecchio in questo frangente. L'avevamo anche detto, la Juve stava gridando alta. Poi qui Marez si inventa una splendida palla per Dries Mertens, che è fredda buffone ancora una volta. Juventus 1 e Roma 2. Un po' morto Schick nel secondo tempo. Poi occhio alla palla interna per Royce. Fazio, grandissima partita di Fazio. Royce era anche in fuorigioco, ma Fazio ha fatto un partitone. Non si è fatto mai saltare. Tanti anticipi. Nel duello aereo ha sempre vinto lui. Insomma, magari facesse tutta la stagione in questo modo. Ma è finita! È finita! Il primo trofeo stagionale è della Roma, che batte la Juventus in finale di Supercoppa Italiana con la firma di Dries Mertens, il numero 18 che gli resterà sulle spalle per questa stagione, viste, insomma, gli altri numeri abbastanza già predefiniti e insostituibili. Insomma, Roma che si porta a casa la Supercoppa. Non è un trofeo chissà quanto importante, ma fa morale, come abbiamo detto per il torneo estivo. Infatti anche l'esultanza è più contenuta. Ma questa sarà una stagione in cui potremo toglierci diverse soddisfazioni. Non vi garantisco che potremo vincere lo scudetto, perché molte squadre si sono rinforzate. Intanto Pellegrini che alza la coppa. Pellegrini che è entrato in campo al posto di un De Rossi molto stanco. Un De Rossi che adesso comincia anche, insomma, con l'età a faticare un pochino di più. Ma è un grande Pellegrini, quello che abbiamo visto oggi e quello che abbiamo visto ai mondiali. Quindi abbiamo sicuramente un giocatore che potrà sostituire Daniele nelle prossime stagioni. È una Roma che, vi dicevo, non vincerà per forza lo scudetto, ma ha buone possibilità di farlo, perché si è rinforzata e non è ancora finito il mercato. Quindi, detto questo, adesso possiamo tornare a pensare al calciomercato per questi ultimi giorni. E intanto, per quanto riguarda gli allenamenti, come vedete, De Ligt diventa un 81. Sono molto contento perché sta crescendo tanto e anche per questo Mascherano è giusto darlo via. Ma, cosa ancora più importante, vi ricordo al volissimo proprio che in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball, che è la mia app di riferimento sul mondo del calcio. Ragazzi, vi aggiorna in tempo reale, vi dà un sacco di notizie, non soltanto sulle partite, ma anche vari articoli in descrizione di mercato, un po' tutto. Quindi ve la consiglio. Tra l'altro è un'app abbastanza conosciuta, quindi dovreste conoscerla. Qualora non la conosciate, link in descrizione, scaricate, mi raccomando, da quel link lì, perché è il, appunto, il link mio. Ma andiamo oltre, perché premio torneo, Color of venduto, Florenzi che ci ringrazia. Andiamo a fare una mini formazione titolare, perché chiaramente poi non l'ho sistemata da qui prima della partita. Allora, i titolari quest'anno saranno Alisson per il momento, perché devo capire una cosa. Allora, dopo questa finale, Schick non mi dà sicurezza. Magari farà bene in questa stagione, me lo auguro. Però perché avere una punta sola? Importante, nel senso, vi ricordate cosa vi ho detto prima della partita? Prendiamo un giovane o prendiamo un top? E io prenderei un top, sinceramente. E comunque, Alisson in porta. Fazio Manolassio li confermerei, soprattutto Fazio dopo questa grandissima partita. A destra ovviamente gioca Florenzi, poi avrà tante possibilità di giocare e di far bene Nura in questa stagione, anche perché il secondo terzino immediatamente successivo a Florenzi. A sinistra ovviamente Emerson Palmieri, che ha un po' sofferto Bernardeschi da quella parte, infatti poi il gol è arrivato da quella fascia lì. Abbiamo Barrega che comunque potrà crescere e far bene. Per quanto riguarda il centrocampo, ad affiancare De Rossi io ci metterei Racan Angolan, perché se lo merita, per meritocrazia, tanti anni che è a Roma. Anche se Keita sta chiaramente crescendo di più, però possiamo far come abbiamo fatto con Kanté su FIFA 16, quindi farlo subentrare come Jolly dalla panchina. Allora lo andiamo subito a sistemare qui. Dopodiché Marez, anche lui per gerarchie, gioca al posto di Stefano El Shaarawy, con Mertens, Verotti e Schick che per il momento rimangono lì. El Shaarawy ovviamente è il primo cambio tra gli attaccanti in panchina. Tra l'altro è figa questa cosa, che è un Jolly lui, no? Quindi può far molto bene. Adesso andiamo a sistemarci la panchina, perché in panchina potremo portare sicuramente Stefano El Shaarawy, perché è l'unico attaccante che abbiamo, non di ruolo, non è una punta, però sicuramente nel pacchetto offensivo sì. Ovviamente De Ligt, ovviamente, oddio, Nura non lo so, perché il terzino non è un cambio che fai spesso in partita, quindi probabilmente Nura no, per lasciare posto a chi ci può essere più utile, ad esempio Gerson, e quindi Gerson sì, Under assolutamente sì, Pellegrini anche, Keita per forza. A questo punto però dobbiamo un attimino capire se portarci qualcun altro al posto di Skorupski, perché vabbè, per il momento facciamo così. Però chiaro che portiere è abbastanza relativa come cosa, una volta su mille ti serve cambiare un portiere.
Però insomma, per il momento possiamo fare così. Voi che dite? Lasciamo così? Anche perché ricordiamo che forse uno tra Juan Jesus e Goralon, magari entrambi, ma ricordiamo anche Mascherano, insomma, sono giocatori in vendita e quindi giocatori che possono possibilmente lasciare Roma. A questo punto possono possibilmente, poi italiano molto correggiuto per così dire, ma andiamo a parlare di calciomercato perché io proverei a sentire Liverpool per Firmino, adesso per davvero. Eccolo qui Firmino, 38 milioni almeno sulla carta, anche lui è un jolly, e 26 anni, insomma, sicuramente più pronto e soprattutto più di caratura internazionale rispetto a un Patrick Schick. Io direi contatta per acquistare. Vediamo un po' se c'è possibilità di raggiungere un accordo con il Liverpool. Allora, per prima cosa cerchiamo di capire il tipo di accordo che vogliamo discutere. E io direi, vediamo se sono interessati a uno scambio con Mascherano, che tra l'altro potrebbe tornare a Liverpool. Attenzione, perché Mascherano ha un passato anche abbastanza importante nel Liverpool. Siete interessati? Voi che comprate soltanto attaccanti e in difesa giocate con Tuziaga Pelata? Magari sì. Vediamo un po' cosa dice Klopp. Ok, ah, vogliono un attaccante, vabbè, è anche vero che chiaramente se... però attaccanti noi non ce l'abbiamo, quindi offerta del cartellino. E allora io partirei, loro dicono 38, io a questo punto partirei davvero da... però stiamo parlando di Firmino, andiamo sui 40, vediamo cosa dicono. Poi magari vogliono di più, non lo so, però 40 milioni secchi, vediamo un po'. Ascolti, la sua offerta è troppo bassa, 55. 55, veniamoci incontro. Controfferta. Controfferta a questo punto 55, no. Ne abbiamo offerti 40 e allora proviamo a offrirne 45. Abbiamo già fatto il prezzo per Firmino. Allora, però non mi mettete proprio così muro contro muro, perché ragazzi non è proprio una cosa piacevole. Alziamo ulteriormente a 49. Ci avviciniamo poco poco, dai. Affare fatto. 49 milioni. Adesso non è fatta, ragazzi. Non è fatta ancora, perché chiaramente bisognerà anche andare a parlare con Firmino. Spesso ci è capitato di avere un rifiuto da parte proprio del giocatore, quindi stiamo molto attenti e vediamo un po' cosa dice l'attaccante brasiliano. Vuole essere chiaramente titolare, ok, quindi ruolo squadra cruciale e direi che l'accettiamo senza problemi. 5 anni, va benissimo anche questa. Gli anni di contratto contano poco, sinceramente. Non vogliono la clausola e neanche noi la vogliamo, quindi altro step fatto. Lui sorride, mazza quanto sei brutto figlio mio, però ok. Passiamo allo stipendio, la vorrebbe almeno 195.000 a settimana. E poi quell'ingaggio lì, ma io direi che si può fare volendo. Vediamo un po' però. Vediamo un po'. Ah, termina trattativa contro offerta, perché non abbiamo i soldi. Allora, modifica budget e stipendio. E noi possiamo offrire 140. Però peccato, cioè nel senso, se sistemassimo un po' stanziamento budget potremmo anche arrivarci. Vediamo se accettano. Non facciamo scherzi. Non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo. E vabbè. E allora intanto sistemiamo lo stanziamento budget. Voi qui sotto nei commenti consigliatemi chiaramente un attaccante. A questo punto, ragazzi, io non vorrei dilungarmi più che altro con il video, perché siamo in fase calda di calciomercato. Non vorrei perdere tempo, non vorrei fare troppi errori. Fatemi sapere intanto secondo voi come ci stiamo muovendo sul mercato. Fatemi sapere chiaramente, se non Firmino, quale attaccante realistico potremo prendere. Non che Firmino sia proprio che a Roma lo può prendere domani, però insomma, se vogliamo fare un progetto di crescita possiamo anche prendere qualche top player, ma chiaramente non Messi né tantomeno un Mbappé, perché non penso che alla seconda stagione possiamo permettercelo. Detto questo, ragazzi, lasciate like se il video vi è piaciuto, appunto consigliatemi qui sotto tutto quanto, passate in descrizione per link e miei social, soprattutto Instagram. Vi ricordo che prossimamente, appunto, in settimana uscirà un nuovo episodio, il prima possibile, insomma, tempo di sistemare qualcosa. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo con nuovi video. Un bacione e bella, raga.